Dal discorso di insediamento alla Camera del 20 giugno 1979. Su tutti noi, onorevoli colleghi, incombe un compito arduo. Ognuno di noi ha avvertito, io credo, negli anni appena trascorsi, malgrado la mole sempre più ingente di lavoro svolto e l'abnegazione dei parlamentari, la difficoltà per le assemblee di vivere e operare col Paese, per rispondere ai mille drammatici problemi dell'economia e dei lavoratori, nelle fabbriche e nelle campagne, dei giovani, delle donne, della pubblica amministrazione, della scuola, della magistratura, delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei pensionati, cioè a quel complesso e intricato processo di democrazia e di liberazione che è segno del nostro tempo e che accompagna l'avanzare dei lavoratori alla direzione dello Stato. Il Parlamento, questo altissimo strumento di democrazia, non può e non deve essere superato dai tempi. Esso, al contrario, deve riuscire a guidare questo processo, non già nel senso di confondere le diverse funzioni degli organi istituzionali dello Stato, che nessuno più di me, per il mio stesso lontano passato, è convinto che tali diverse funzioni sono presidio di democrazia, ma nel senso che il Parlamento diventi iniziativa, stimolo, confronto e incontro delle volontà politiche del Paese e assolva in questo modo la sua altissima funzione di guida. Fare questo con rigore, con dedizione, con probità, significa attuare la Costituzione repubblicana, renderla operante, ispiratrice della vita del Paese. Onorevoli colleghi, nelle settimane immediatamente trascorse sono avvenuti due fatti di importanza eccezionale: l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo e la firma dell'accordo SALT II fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Mentre ribadisco l'impegno della nostra Assemblea per una politica di distensione e di pace. Consentitemi di collegare per un momento i due avvenimenti, nel senso cioè che le elezioni del Parlamento europeo, che ci pongono anche delicati problemi di coordinamento, costituiscono un passo qualitativo verso la costruzione di un'Europa unita, capace di contare nel mondo per una politica di disarmo, di pacifica coesistenza e di pace.